Come è un mistero, la natura degli incontri tra Mancini e i politici, in particolare quello tra Mancini e il senatore Renzi. L'hanno spacciato per un caffè, un semplice caffè, però tanto normale, alla resa dei conti non deve essere se poi sono successi dei fatti, anzi è successo un terremoto, il nostro Walter Molino. Il 3 maggio scorso Report ha mostrato il video esclusivo dell'incontro nell'autogrill di Fiano Romano tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. Era il 23 dicembre scorso, cioè lo stesso giorno in cui il leader di Italia Viva aveva picconato il governo Conte sulla delega dei servizi segreti. La tesi dei complottisti sarebbe che siccome io ero in quel momento impegnato a far cadere il governo Conte, facevo incontri riservati. Non è la tesi di Report che ha sollevato la legittimità da parte di uno 007 di incontrare in modo riservato e autonomo un leader politico fuori dai luoghi istituzionali. Un dubbio che è stato sollevato anche dagli organi di controllo. E così l'11 maggio il Copasir convoca il direttore del DIS, Gennaro Vecchione. Avete capito se questo incontro in autogrill era autorizzato o meno? Il direttore del DIS non ho l'impressione che abbia la contezza dei contenuti. Vecchione cade dalle nuvole e si gioca il posto. 24 ore dopo il premier Mario Draghi lo sostituisce con Elisabetta Belloni. Palazzo Chigi interviene anche per mettere un freno alle relazioni troppo disinvolte tra politici e 007. Il sottosegretario Franco Gabrielli, autorità delegata all'intelligence, emana una direttiva che Report vi può mostrare in esclusiva. D'ora in poi, gli incontri degli agenti segreti con politici e magistrati dovranno essere autorizzati dai vertici dei servizi. Lei ha mai incontrato Marco Mancini? Sì, l'ho incontrato in ufficio, l'ho incontrato al ministero, non all'autogrill. Report ha scoperto che nell'estate 2019, nel pieno della crisi del primo governo Conte, anche Matteo Salvini aveva incontrato Marco Mancini, pure lui in un autogrill, nei pressi di Cervia, durante una delle sue puntate al Papete. Ecco, noi abbiamo una fonte che dice che invece che lei lo avrebbe incontrato proprio in un autogrill. Lei in un autogrill? Questa? A mia memoria non l'ho incontrato in autogrill. Quindi potrebbe solo averlo dimenticato. Potrebbe averlo incontrato e l'ho dimenticato. L'ho incontrato ripetutamente, anzi lo andai a visitare per la prima volta in carcere a San Vittore. Il 20 maggio altri quattro membri del comitato abbandonano i lavori. Il Copasir è smembrato e solo a questo punto Volpi si dimette insieme all'altro membro della Lega, il senatore Paolo Arrigoni. Il nuovo presidente dovrebbe essere l'unico membro dell'opposizione, Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, ma Salvini pretende l'azzeramento del comitato perché Urso è ancora azionista di una società che ha fatto affari in Iran. In questo momento gli amici dell'Iran non sono miei amici. Questo non è un problema per chi presiede un comitato parlamentare così delicato? Certamente bisognerebbe approfondire per vedere di che cosa si tratta. Solo loro ma chi potrebbe esprimere approfondire? E credo che lo stesso comitato e gli uffici dovremmo lavorare per capire se questa cosa possa avere una possibilità di incompatibilità. Se si parla di interessi nazionali. Sempre si devono fare delle verifiche quando esce qualche notizia che potrebbe destare un eventuale sospetto. Cosa si dovrebbe accertare secondo lei? Ma non lo so, ripeto, non conosco questa situazione, se realmente è membro del Copasir, però dovrebbe essere informato su questa cosa. Non abbiamo parlato di che cosa, io l'ho presa dai giornali. Il Copasir finisce in un pantano, le audizioni di Renzi e Mancini rinviate a data da destinarsi, fino a quando un colpo di scena sblocca la situazione. A Marco Mancini, lo 007 che sussurrava ai politici in autogrill e più volte salvato dal segreto di Stato, l'amministrazione propone il congedo anticipato. Il 9 giugno il Copasir torna a riunirsi per eleggere il nuovo presidente. Buongiorno, siamo pronti? Oggi ci sarà la sua elezione. Grazie. Per votare Urso alla fine è bastata mezz'ora. Alfonso D'Urso è il nuovo presidente del Copasir, eletto con 7 voti a favore, con la scheda bianca, e erano assenti i due rappresentanti della Lega, Volpi e Arrigoni.
Ma perché il partito di Salvini fa tanta resistenza? Forse perché nei cassetti del Copasir ci sono dossier molto delicati, come quello dello scandalo dell'Hotel Metropol di Mosca, che getta un'ombra inquietante sui rapporti tra i vertici della Lega e la Russia di Putin. Sto guardando i documenti perché abbiamo un ufficio, una stanza dove c'è tutta la documentazione storica, bisogna guardarli per forza là. C'è tanto da fare, ci sono tanti dossier da portare avanti. Tra questi dossier c'è quello scottante dei rapporti tra Marco Mancini e tutta una serie di politici che lui avrebbe incontrato senza riferire ai suoi capi. Noi abbiamo delle audizioni in sospeso che avevamo calendarizzato. Tra questi c'è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, anche. Lo ascolteremo con molto piacere. Era stato presentato come un semplice caffè, magari un po' lungo perché è durato circa 40 minuti, ma ha provocato grandi fibrillazioni anche nei palazzi, anche nelle istituzioni. È stato intanto sostituito il capo del DIS, Gennaro Vecchione, poi è stata diramata una direttiva che impedisce agli agenti dei servizi di sicurezza di incontrare politici senza autorizzazione. Poi c'è stata un'accelerazione anche nella caduta della presidenza del Copasir nelle presentare delle dimissioni.